Grazie amici telespettatori, come sempre, della vostra attenzione e per questa nuova puntata di Fatti e Commenti. Insieme a me, come sempre, Gaetano Alaimo, direttore di Newtuscia. Ben trovato Stefano. Grazie Gaetano. E con lui intervisteremo il nostro ospite, che è Giorgio Petrucci, che è il presidente dell'Associazione Incontri Mediterranei, nonché primo responsabile della banda musicale Città di Orte e della relativa scuola di musica. Presidente Giorgio Petrucci, che ormai da 12 edizioni si occupa dell'organizzazione del Festival Internazionale di Organo e di Strumenti Antichi. È una manifestazione questa, come molti di voi sapranno, che ormai ha assunto un'importanza, direi, nazionale, oltre che appunto regionale, e soprattutto perché avremo modo di approfondire. E oltre alla, appunto, la stagione che dura un intero anno di questo festival internazionale, molto importante è il corso internazionale di musica antica intitolato ad Ottaviano Alberti, che è arrivato quest'anno all'ottava edizione, e vedremo un evento importante perché riesce a catalizzare l'attenzione, direi veramente, di molte nazioni, di molti continenti, con oltre 90 allievi che partecipano durante l'anno a questi stage di musica, dicevamo, antica. Ecco, subito allora la domanda che rivolgerei al presidente Giorgio Petrucci è questa: dodicesima edizione del festival, comincia appunto in questi giorni, sabato 4 maggio, l'11 maggio e 18 e 19 maggio sono gli appuntamenti, i prossimi appuntamenti. Quali sono le caratteristiche fondamentali dell'edizione appunto di quest'anno? Allora, quest'anno il festival comincia a maggio perché fino al 30 aprile c'è stata la propaggine del 2012, perché l'anno scorso la provincia ha fatto il bando con ritardo, però ha dato una valenza annuale e quindi fino al 30 aprile. Noi cominciamo il 4 questa nuova serie del 2013 con due concerti d'organo di un grande organista che si chiama Adriano Falcioni, che praticamente è nato qui con l'organo di Orte, è quello che insomma l'ha curato più di tutti, e lui in due concerti farà l'opera integrale di Georg Muffat, che è un grande organista dell'Europa. Diciamo 1690, vero? Esattamente, quindi eseguirà in due concerti l'opera integrale di Muffat, e lui è specializzato in queste cose perché in passato ha fatto quella di Kerl e tanti altri artisti. Poi abbiamo il 18, un altro appuntamento che abbiamo ripetuto già più di qualche volta negli ultimi anni. Come saprete, ad Orte abita sporadicamente, ma comunque possiede un'abitazione, l'ex ambasciatore austriaco alla Santa Sede, che è anche pianista. Lui ci offre un concerto in coppia con una grandissima violoncellista che si chiama Yvonne Timoyanu, che è praticamente considerata tra le più grandi violoncelliste europee, che abitualmente suona in duo col pianista del Mozarteum di Salisburgo. Quindi una grande musica, e loro sono specializzati sul periodo romantico, tant'è che il nostro si chiama Concerto Romantico. Quest'anno si chiamerà Schubert soprattutto, perché praticamente riguarda in particolare Schubert, e poi alla fine c'è un brano di una giovane autrice contemporanea. Ecco, e vorrei ricordare, sì, questo concerto si svolge presso la chiesa di San Francesco. San Francesco alle 18:30. Di sabato. Sabato 18, che è il sabato della festa dei Santi Martiri. Santi Martiri, diciamo, di Orte. Ecco. E io volevo, ecco, sottolineare, direi, se ce ne fosse bisogno, veramente l'altissimo livello
di questi concerti, e questo dovrebbe portare, è un invito che facciamo, mi permetto, diciamo l'invito a partecipare a questi concerti, proprio perché credo che siamo noi bombardati da una serie di sollecitazioni musicali più o meno qualificate, e credo che il nostro spirito e il nostro orecchio abbia bisogno veramente di partecipare e di aggraziarsi attraverso veramente questi concerti che sono, direi, di livello internazionale, come Beh, bene hai. senz'altro sì, sono di altissimo livello, non perché li facciamo noi, no? Tutti quanti normalmente dicono quello che facciamo noi è. Ma questo è riconosciuto. Esattamente, abbiamo il livello dei concertisti. Abbiamo il livello dei concertisti, basta leggere sul nostro sito oltre i programmi, stanno anche i curricula degli artisti. E poi uno si rende conto della qualità ascoltando, Esattamente. no? Ecco, volevo poi concludere che abbiamo parlato del programma. Domenica invece 19 maggio c'è il concerto Dei Santi tradizionale, Martiri, dedicato santi, è dedicato quest'anno. in larga parte a Verdi perché quest'anno è il bicentenario della Della nascita. nascita. Ecco. E quindi. Quindi un po' di musica seria di Verdi, molto bella, il Brindisi della Traviata, ricordando Violetta, la marcia trionfale dell'Aida, il coro del Nabucco e Miglior più per repertorio. alleggerire qualche marcetta gioiosa, così insomma, anche perché è la festa del paese, no? Esattamente. E I come di Santi Martiri. tradizione, banda comunale, città di Banda Orte, musicale, Città di musicale, Orte. città di Orte, che appunto lo ricordiamo, fondata nel 1815, quindi ha una tradizione, diciamo, secolare. Fra Gaetano, un paio d'anni toccherà fare il il bicentenario, no? bicentenario, Quindi bisogna esattamente. che ci attiviamo molto Per bene, insomma. festeggiare adeguatamente Esattamente, sì. l'evento. Gaetano. Io che non ho la formazione di Stefano a livello artistico e culturale, mi Quindi. limito ad una domanda più generale, però anche interessante dal punto di vista del turismo congressuale. Sappiamo che invece nel periodo tra il 26 agosto e il 1 settembre prossimi ci sarà l'ottavo corso internazionale di musica antica Ottaviano Alberti. Sì. Come l'arte e la cultura possono portare anche un indotto per la città di Orte, anche se sappiamo che questo appuntamento sarà la Domus di La Quercia come location? Sarà la Domus e la Quercia perché cresce continuamente il numero degli allievi, ma sottolineo che gli allievi non sono allievi di scuola, sono già musicisti, tutti diplomati che vengono a perfezionarsi. Noi abbiamo un problema molto, molto grande che è lo spazio di cui abbiamo usufruito negli anni precedenti. Per fare questo tipo di corsi servono almeno una decina di stanze attrezzate. E siccome adesso diciamo il palazzo Archi di cui noi disponevamo fino a un paio d'anni fa è sotto restauro, siamo costretti nella sede della banda che ha due stanze, diciamo, due bellissime stanze, ma comunque due stanze. Siccome gli insegnamenti sono 10, è chiaro che ci mancano degli spazi, bisogna, per non interrompere la tradizione, bisogna cercare dei luoghi adeguati dove farli, tutto qua. E quindi con questo vorrei anche mandare un messaggio all'amministrazione comunale che tenga presente queste difficoltà che ci sono e in breve tempo possa fare in modo che il palazzo torni a essere fruibile per la musica. Bene, ecco, io mi vorrei dedicare un attimo, l'abbiamo citato, e questa dodicesima edizione appunto della stagione concertistica ha preso il via con un'operazione, direi, importantissima,
alla quale ha partecipato, lo vorrei ricordare perché è un evento direi significativo. Ecco, il restauro dell'organo della cattedrale di Orte. Noi lo ricordiamo, questo è il testo appunto curato a suo tempo da Giorgio Petrucci. Posso dire che anch'io in quel periodo, negli anni 90-92, fu avviato il restauro che però fu ultimato nel 2000, se non vado errato, no? Sì, fu ultimato nel 2000 per i tempi un po' lunghi, anche perché poi la chiesa stette chiusa circa 3 anni per problemi di Di restauro, restauro, anch'essa, insomma, esatto. Ecco, la e quindi cattedrale. fu riportato e pregherei appunto Giorgio Perucci di parlarcene. E diciamo è uno degli organi, questo della cattedrale, Basilica Cattedrale di Orte, più importanti sotto certi aspetti, perché risale al 1582 per una parte appunto, no, del complesso delle canne d'organo e La parte fonica, dell'impianto, come la parte dicono fonica. i Non tecnici. siamo, ecco, noi non siamo. E poi diciamo fu ricostruito come oggi lo vediamo nel 1721, esatto? Esattamente, Esattamente. quando 2 anni dopo della Questo è. costruzione della nuova cattedrale, l'organo, come la cattedrale era, la nuova cattedrale era molto più ampia di quella che fu abbattuta, serviva un organo più grande. Quindi in effetti non è che proprio fu fatto un organo nuovo, fu raddoppiato Quello quello esistente del esistente, 500, ricordiamolo, eh? Del 500. 1582, e fu conservata la parte fonica, che lì è il pregio di quest'organo. Tant'è che, come è scritto nel libro, ma come è scritto nei documenti d'archivio, gli studiosi, ma ormai anche le persone di Orte, sanno che quest'organo fu costruito da Domenico Benvenuti, che era considerato il più grande organaro del Rinascimento. Benvenuti, insieme al fratello, gestiva e curava gli organi del Vaticano e del Laterano, e poi aveva Bellissimo. costruito, tra gli altri, l'organo di San Martino ai Monti a Roma, Santa Maria in Aracoeli e San Luigi dei Francesi, insomma, Diremo il massimo esponente dell'organaria 500. mondiale dell'epoca. Poi aveva costruito l'organo del Duomo di Orvieto e poi anche l'organo del Duomo di Viterbo. Tutti questi organi, oggi, ad eccezione di quello di Orte, non esistono più, quindi Addirittura è l'organo no, non esistono l'unico, più. L'organo di Orte, cioè, sono stati sì, sostituiti, sostituito. ma quello che era il lavoro del Benvenuti della seconda metà del Cinquecento no, non esiste più, esiste solo nell'organo di Orte. Benissimo. E questa è una gran fortuna, insomma, Ecco, e no? questo diremo che, come ripeto, e lo vorrei ricordare, tutta la popolazione della cittadina. Oltre, ecco, ai contributi, no, ricevuti dalle amministrazioni Istituzionali, istituzionali, comune, provincia, sì. regione, Stato, e molti cittadini, quasi tutti i cittadini di Orte hanno contribuito al restauro. Quanti anni è durato questo restauro In dell'organo? pratica dal 95 al 2001, Ecco, ecco, quindi 6 anni considerato che in quel circa periodo poi c'era la chiusura della chiesa di della cui chiesa. abbiamo detto. Ma è stata un'emozione grandissima, perché noi abbiamo fatto pubblicità per questa forma di sottoscrizione e abbiamo istituito un conto corrente postale appositamente per quest'opera, diciamo, no? Ogni giorno, quando arrivavano versamenti anche di 5.000 lire, anzi, credo che quelli fossero quelli più preziosi, perché Esattamente. noi, essendo ortani, abbiamo visto chi faceva questi versamenti, di cui conserviamo tutti i documenti, Certo, conserviamo quindi in la archivio. contabilità, tutti i documenti. Conoscendo la persona che faceva un versamento di 5.000 lire all'epoca, sicuramente molte persone se li toglievano dalla bocca, e questa è una cosa molto bella. Sì, È molto bella, è bello anche ricordarlo. facciamo bene ogni volta a parlare. Ecco, io adesso sono così un po' commosso pure di fronte a Come no, come no. questo modo di fare che si è avuto per il restauro dell'organo della cattedrale. Grazie, Gaetano, a te. Ma io solo una battuta, ripeto, non sono esperto di queste materie, anzi è un inizio, un nuovo, un reinizio per me potrebbe essere interessante. A livello di sinergia con, sappiamo, non sarà solo ad Orte, ma ci sono il festival anche in altre diocesi della Cittadine, provincia di Viterbo, in altre sì, in altri location. luoghi, sì.
Come hanno risposto altri territori a questo appello che è stato fatto per accogliere appunto questi momenti di arte e di cultura, ovviamente? Beh, molto, molto bene. Noi abbiamo fatto negli anni dei concerti, non solo ad Orte, ripeto, perché prima diversi anni fa li facevamo nel periodo di settembre, un pochettino prima, durante e dopo la festa di Sant'Egidio dell'Ottava Santo Medievale. Dio. Poi abbiamo visto, insomma, che andava tutto bene perché c'era una grande partecipazione di pubblico, però poi rimaneva scoperto, diciamo, 11 mesi e mezzo dell'anno, no? Allora abbiamo pensato che poi c'è tutto l'anno per fare delle cose e quindi ha funzionato molto bene. Poi non c'è solo Orte per fare queste cose, ma abbiamo arricchito i luoghi, per esempio facendo dei concerti a Santa Barbara dei Librari, che sta adiacente al Campo dei Fiori a A Roma. Roma. San Giovanni dei Fiorentini, che sta all'estremità di Via Giulia, insomma, sono posti dove si respira la grandezza e la grandiosità di Roma, insomma, è molto bello. Poi facciamo a Civitavecchia, a Viterbo Viterbo. e tanti altri paesi della provincia. Tant'è che nella programmazione che tu prima hai citato, di maggio, ho avuto conferma oggi che faremo un altro concerto a Bolsena nell'ambito del Sì. giubileo Per legato al il miracolo miracolo del sì, Corpus Domini, eucaristico, esatto, eucaristico del miraeucaristico. Corpus Domini. Questo periodo di Bolsena va dal 19 al 26 e noi il 22 faremo un concerto di pianoforte con un giovane artista polacco. Ecco, Bene. quindi c'è questa voglia di fare delle cose anche fuori di In un Orte, evento, inserimento, diciamo, in un evento in un importante evento quale è quello, ecco, del importante, quello del giubileo giubileo, il miracolo eucaristico. eucaristico. Poi abbiamo stabilito un bellissimo rapporto con il comune di Montalto, che non so se tutti sanno, ma ha costruito un teatro moderno molto bello, che è intitolato a Lea Padovani, una grandissima attrice che è nata a Montalto. Il papà era vicentino e la mamma era di Tuscania. Allora è stato giustamente intitolato a lei. È un teatro molto bello e noi quest'anno dovremmo fare diversi concerti sia nel teatro, sia nel centro storico di Montalto, sia nel luogo archeologico di Vulci. Ecco. Bellissimo. Ah, bellissimo, ecco, questi sono, Ecco, ecco, molto bello. operazioni importanti perché mettono insieme la cultura, l'archeologia, la bellezza dei luoghi con la musica che ha una evocazione, diciamo, importante e fondamentale. Ecco, io ringrazierei, il presidente Giorgio Petrucci appunto per questa, rassegna, che abbiamo fatto insieme. Sicuramente avremo modo poi, man mano, ecco, che, si articolerà la stagione concertistica, di rivederci per illustrare, diciamo, questi altri appuntamenti che andranno, ecco, oltre l'estate, diciamo, fino Sì, fino alla fine alla fine dell'anno. dell'anno, fino alla fine dell'anno. Ecco. Quindi è un evento che dura praticamente per l'intero anno. Ecco, con Gaetano adesso vorrei parlare con molta rapidità, di un evento che si sta svolgendo in questi giorni. Vale a dire, noi ne abbiamo parlato all'Adre diverse volte, del consorzio, Tiberina, vale a dire un consorzio di promozione dei territori che, insistono sulla Valle del Tevere, cioè la Valle del Tevere partendo appunto, dalla Emilia-Romagna, dalla Toscana, appunto il Monte Fumaiolo dove nasce il Tevere. Quindi l'Umbria, il Lazio e fino ad arrivare a Roma. E noi siamo sempre in contatto, purtroppo per impegni sopravvenuti e non possiamo intervistare il presidente appunto del Consorzio Tiberina, che è il professor ingegner Giuseppe Maria Amendola. Però ci ha rilasciato appunto un apporto scritto e appunto importantissimo è che si sta creando questa macroregione, possiamo chiamarla macroregione per ora soltanto appunto come a livello culturale. La provincia di Viterbo ha aderito
e alla stessa Viterbo si è svolto appunto il convegno di presentazione del rapporto annuale 2013. Dice tutto il titolo: per un futuro sostenibile della Tiberina, coesione territoriale e sviluppo endogeno tra tradizione e innovazione. Quindi creare un territorio omogeneo che vada appunto dall'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria, il Lazio, appunto per creare queste sinergie. Ecco, con Gaetano Alaimo, noi da anni e soprattutto anche sia con in video con Teleradio Orte e soprattutto con Newtusha, ecco, stiamo perseguendo a livello anche comunicazionale questo progetto, ecco, un po' che estende un programma informativo oltre i confini appunto della nostra provincia. Ecco, Gaetano, come possiamo un po' parlare anche noi di questa realtà che va oltre la provincia di Viterbo? So che anch'io sono coinvolto un po' gli impegni con l'Umbria, con Civitavecchia, lo dicevamo anche a livello concertistico, appunto, questi contatti. Sì, ti ringrazio anche dell'opportunità perché io da sempre mi considero ospite a Sei Teleorte, sono di pienamente. Viterbo, ma ho sempre detto che Orte è la mia seconda città della provincia di Viterbo, ormai anche per mio diletto, perché mi piace molto questa realtà. Il Grazie. discorso che tu hai accennato, una battuta sul consorzio Tiberina che ha recepito le istanze di alcuni territori. Possiamo prendere per estensione anche dai confini nord con l'Emilia-Romagna. Io mi soffermerei in particolare sui territori dell'Umbria e dell'Alto Lazio, che sono quelli che ci riguardano più direttamente. Da un punto di vista politico e morfologico e di storia e tradizioni, è indubbio che la Valle del Tevere racchiude delle tradizioni comuni a questa parte della provincia di Viterbo, in cui Orte è uno dei paesi più importanti, e la parte dell'Umbria che praticamente l'abbraccia un po' tutta l'Umbria, la macro-regione di cui parlavi e che tocca anche i lembi della Toscana e dell'Emilia-Romagna. Da un punto di vista informativo, qual è l'idea? Anzi, approfitto per dire che è la prima volta che ne parliamo pubblicamente e appunto ti ringraziamo per l'opportunità. L'idea è quella sulle esperienze di fatto che noi abbiamo appunto realizzato con Teleradio Orte e newduscia.it, di un territorio che va oltre i confini appunto provinciali, abbraccia parte del Ternano, ma con una nostra collaboratrice, io parlo in questo caso di newduscia.it, arriva ai confini con Perugia, di dare voce a questi territori che sono spesso considerati periferici se non parliamo di città come Viterbo, Terni o Perugia. Orte rappresenta appunto con Teleradio Orte una grande opportunità in quanto è centrale un po' in Centrale. questo bacino di utenza. Noi vorremmo dare voce a questi territori che spesso sono un po', tra virgolette, ignorati dalla grande stampa anche locale. Il territorio di Todi, per esempio, che è intermedio tra Terni e Perugia, le grandi realtà culturali dell'Umbria, le grandi realtà culturali della provincia di Viterbo. Questa sinergia e continuità territoriale che abbraccia appunto la Valle del Tevere ha dato appunto il là a questa idea, poi in collaborazione chiaramente con te e indirettamente anche con Teleorte, che continuo a ringraziare per l'opportunità, di creare un'informazione dei territori, cioè un'informazione, se ho altri 20 secondi Come no, concludo, come no, certo. che dia voce alle realtà, parlavamo col professor Petrucci della cultura, della musica, dell'arte, anche a queste voci che spesso sono poco valorizzate. Quindi adesso dirò, inventandomi, fare un esempio, un festival che spesso viene promosso in una realtà territoriale in un paese che non sia capoluogo di provincia, con un'informazione mirata su questi territori che all'incirca abbracciano il percorso del Consorzio Tiberina, appuntando più l'attenzione sui territori dal Basso Perugino fino a Viterbo, passando per Orte e il Ternano, possano essere valorizzati. Quindi un'informazione più culturale del solito,
puntando sempre sulla cronaca, sullo sport e in particolare anche sullo sport che ci sta dando grandi soddisfazioni. Sì, ecco, vorrei ricordare, lo dicevamo e appunto il professor Amendola ce lo ricordava, il rapporto annuale appunto del Consorzio di Berina che poi ecco porta come progetti, ve lo illustro, la creazione di un distretto biologico, di un distretto culturale e di un distretto tecnologico. Quindi ecco, c'è un'amalgama, c'è degli argomenti per i quali questi territori hanno appunto un denominatore comune. E non per nulla questo terzo rapporto annuale è stato presentato a Viterbo, appunto presso l'Università della Tuscia, che fa parte appunto del Consorzio Tiberina, con la partecipazione del rettore professor Mancini e del presidente della provincia Meroi. Viene presentato a Nazzano, presso appunto la sede del Parco Naturale di Nazzano, poi verrà presentato a Perugia, ecco come dicevamo, e da ultimo verrà presentato presso la Sala Tevere della Regione Lazio nella mattinata del 17 maggio. Quindi ecco, c'è una continuità, diciamo, tra i territori, c'è Orvieto, diciamo anche a sud c'è Civita Castellana, prima di arrivare a Roma, appunto c'è tutto questo bacino del Tevere che effettivamente può e deve soprattutto essere valorizzato dal punto di vista culturale e informativo. Per quanto riguarda la parte informativa in sé, noi saremo contenti di farlo insieme a te, Stefano, questo progetto di comune accordo anche con l'emittente delle Orte, certo. Se fosse d'accordo. Sono quattro le città, i paesi che tocca questo progetto come riferimento. Roma senz'altro a sud, perché Roma è la culla della civiltà, della cultura, ed è comunque notoriamente fa parte di un amalgama sia da un punto di vista morfologico e segui il territorio degli Etruschi, quindi Roma è imprescindibile da questo punto di vista. Viterbo, per quanto riguarda l'Alto Lazio, il capoluogo, aggiungerei Orte come crocevia tra l'Umbria e l'Alto Lazio, ma come anche baricentro di questo progetto, perché comunque noi puntiamo molto sulla cittadina di Orte, e Todi perché abbiamo già una nostra referente ed è intermedio tra i capoluoghi di Terni e Perugia, quindi ed è una cittadina molto culturale e soprattutto con una storia importante. Questo appunto per dare l'idea nelle linee guida di un progetto che sta nascendo, che punta sui territori, sulla cultura e sugli eventi che spesso non vengono valorizzati. Bene, ecco, io direi che abbiamo trattato un po' insieme dal lato culturale, dal lato musicale e artistico, quello che è un po' il bacino che potrebbe far decollare veramente dal punto di vista turistico. Ci sono già dei passi importanti dal lato della tipicità, insomma, della valorizzazione, che però vanno coordinati, ecco, in questo territorio, una macro regione che appunto nella volontà, diciamo, istituzionale del Consorzio Tiberina, e noi ci mettiamo dal punto di vista comunicazionale, siamo pronti a porre in essere. Ecco, io ringrazio allora Giorgio Petrucci, Presidente Giorgio Petrucci, e invito un po' tutti a partecipare a questi appuntamenti musicali appunto della stagione che vengono proposti. Ringrazio Gaetano come sempre a Laimo. Io ringrazio te, Stefano. E soprattutto i nostri telespettatori e lettori di Teleorte e New Tuscia. Grazie e al prossimo appuntamento. Buonasera.